Faint Your Feet. Pregunta, stile da vivere. Ci troviamo al centro storico di Siderno. Dai nostri pascoli la mozzarella ha un solo nome, il mar. Dal latte fresco appena munto, direttamente sulla tua tavola. Il mar è non solo mozzarella, formaggi di ogni tipo. Il mar è genuinità a portata di bocca. Tutta la bontà del latte fresco nei prodotti il mar. Caseificio il mar, Contrada Vasì, Caulonia. Fresco in tutte le stagioni. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermonton Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Bracciolini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapodi. Uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini. Ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi, ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrah, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
Buongiorno amici telespettatori, eccoci rientrati in rete, rinnoviamo appunto il buongiorno, abbiamo avuto una piccola difficoltà tecnica dal punto di vista dell'audio, spesso le macchine si aggiornano, quando lo fanno da soli, mi riferisco ai personal computer, è accaduto proprio questo, ma rieccoci, siamo insieme, sono le 7:51 minuti primi, faremo come di consueto la rassegna stampa come prestabilito e andiamo dunque a vedere come titolano questa mattina i quotidiani calabresi più importanti. Cominciamo con Quotidiano del Sud, apertura, uccide la moglie, poi si spara, e quanto è avvenuto nella provincia di Cosenza, precisamente a Montaltofugo, il dramma dopo una lite, lui era un agente penitenziario, la figlia diciottenne era nella sua stanza, è stata lei a chiamare i soccorsi che purtroppo sono risultati vani. Andiamo su Gazzetta del Sud, apertura di Gazzetta, ha ucciso la moglie e si è sparato, stesso episodio viene raccontato, Montaltofugo, Maria Grazia Russo dubitava della fedeltà del marito, viene fatta una sorta di ricostruzione, l'agente penitenziario Giovanni Petrasso, appunto, la donna è stata colpita alla testa, al petto e all'addome, l'allarme lanciato dalla figlia. E poi il taglio alto, notizia che arriva da qui vicino, dalla vicina Siderno, anche se credo la Corte d'Appello d'Assise d'Appello sia su Reggio Calabria, ergastolo a Tommaso Costa, la conferma arriva anche dalla Corte d'Assise d'Appello che ha confermato appunto la pena. Queste le notizie più importanti sulle prime pagine, ma abbiamo anche l'altra prima pagina, quella del giornale di Calabria, il giornale diretto da Soluri, operazione filo rosso a Lamezia, tagliati anche i germogli dei Giampà con tanto di virgolette, vedete, dai piccoli esercizi commerciali alle grandi aziende, tutti erano costretti a pagare il pizzo alla cosca. 9 sono gli arresti avvenuti ieri. Poi le dichiarazioni del procuratore Nicola Gratteri, Lamezia ora scelga da che parte stare. I cittadini, i commercianti e gli imprenditori di Lamezia Terme non hanno più alibi, penso debbano fare un esame di coscienza. Non so cos'altro dobbiamo fare di più per meritare la credibilità anche di un solo commerciante. È questo il messaggio lanciato dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, dopo aver delineato appunto il quadro dell'operazione denominata Filo Rosso. Andiamo sul nostro portale telemie.it, possiamo già fare anche chiamare anche il corrispondente per lo stilare appunto Francesco Sorgiovanni che ci racconterà cosa poi lui ha scritto oggi e faremo anche una chiacchierata a lungo raggio per quanto riguarda ampio raggio per quanto riguarda i quotidiani. Vediamo intanto la notizia più importante sul nostro portale, l'arresto di Pantaleone Mancuso, il boss che è stato rintracciato appunto nel Vibonese e tratto in arresto. Andiamo in bacheca. Bacheca di telemia.it, Monasterace, interrogazione di Spanò, lo sport si paga, l'interrogazione che fa il consigliere di minoranza all'amministrazione comunale, poi il Scilla, il vasto incendio che ha lambito la 2, l'ex A3, con tanti disagi, Siderno, oggi i funerali alle 16 di Gisella Costa, la sfortunata ex consigliera comunale caduta da cavallo e purtroppo ci ha rimesso la vita. Andiamo a quest'altra notizia, l'estate 2017 a Gioiosa Ionica immersa nel segno della cultura e delle tradizioni. Reggio Calabria, l'omicidio con Giusta, confermata la condanna ad ergastolo per Costa. C'è stato un incidente ieri sulla 106 al bivio di Stignano, non abbiamo il collegamento telefonico, vabbè, andremo avanti come di consueto. Il terribile incidente sulla statale 106 al bivio di Stignano, 3 le autovetture coinvolte, all'incirca erano le 18:40 di ieri. Ci sono anche 2 feriti anche in maniera seria, ne parleremo poi nel Quotidiano del Sud, avendo visto anche l'articolo a firma appunto di Francesco Sorgiovanni. Partiamo dunque con il Quotidiano, andiamo ad analizzare tutta la prima pagina, oltre al titolo grande che abbiamo già letto, l'inferno di fuoco a Dasà, abitazioni evacuate,
Vibo, cittadini nel panico, l'SOS lanciato dal sindaco, qui va tutto in fumo, le parole dette appunto ai pompieri. Poi la bimba che viene trasferita al Bambin Gesù, era ricoverata da 8 mesi nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, e poi più in basso il sanità, commissariamento, il governo dà lo stop al presidente Oliverio, tutto partito dal caso De Luca. Andiamo a vedere anche questa notizia perché ci sono, c'è qualcosa di importante per quanto riguarda l'ASP. Eccola qui, all'ASP una emorragia devastante. Reggio, una situazione debitoria colossale quella dell'azienda sanitaria provinciale. Il parlamentare battaglia tra gli storici creditori dei 252 milioni di fondi, spesi solo 35. Poi Crotone, Sant'Anna S.P.A., gli indagati salgono a 9, all'Imbadi invece provincia di Vibo, finita la latitanza del boss noto come l'ingegnere, notizia che vi abbiamo dato anche noi sul nostro portale. E poi ancora sulla spalla del quotidiano Bossio, i vertici non potevano non sapere, il caso Misericordia ancora in primo piano, come rimane in primo piano dopo anni la vicenda Why Not De Magistris a processo per diffamazione. Andiamo all'interno del quotidiano del Sud, occupiamoci di altri fatti, andiamo direttamente al primo piano. Notizia che ieri in qualche modo ha fatto il giro di tutte le agenzie, questo a carattere nazionale, Alberto Stasi che resta in carcere, Garlasco, nessun processo per l'omicidio di Chiara Poggi, quindi la Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni, quindi resta in piedi tutto l'impianto accusatorio con questa condanna che è stata confermata appunto a 16 anni. E poi c'è una sorta di allarme per quanto riguarda i vaccini, lo ribadiamo sempre, i vaccini ormai sono qualcosa di estremamente sicuro, e quindi vaccinate i vostri figli, bambina morta a causa del morbillo, ma è subentrata anche una sorta di psicosi, soffriva di una malattia genetica, ma non era stata vaccinata, quindi è stata probabilmente una concausa, è quanto scrivono questa mattina tutti i giornali. Vi dicevo di altre notizie importanti, e c'è questa sui porti, che è destinata anche a suscitare tante polemiche, il governo vuole chiudere i porti, Mattarella, situazione ingestibile, l'Unione Europea burocratica, ogni decisione va prima discussa, negli ultimi giorni oltre 12.000 persone hanno toccato il suolo italiano, secondo Gentiloni, il nostro Premier, i paesi, l'Unione Europea la smettano di girare la faccia dall'altra parte, ma ormai, vogliamo ricordarglielo, lo fanno da anni, non da mesi, ma ormai da anni. E poi la parola, la voce è quella del Santo Padre, anziani al lavoro e giovani a casa. L'appello di Papa Francesco è una società stolta e miope, quella che costringe un'intera generazione a non lavorare. E la stoccata sulle pensioni d'oro sono un'offesa perché rendono perenne le diseguaglianze. Come non dare ragione a Papa Francesco anche in questo caso? La vicenda del Cosentino, eccola qui, il dramma familiare, l'omicidio-suicidio dopo una lite a Montaltufugo, protagonista un agente della polizia penitenziaria, uccide la moglie e poi si spara. La figlia 18enne della coppia era nella sua stanza quando il papà ha fatto fuoco con la pistola d'ordinanza. Ecco le sequenze poi del trasporto, la traslazione del corpo, trasporto in questo caso, e poi le due foto dei due sfortunati protagonisti, la donna uccisa e l'omicida che poi si è suicidato. Amore e morte, una lunga scia di vittime, i precedenti che vengono raccontati oggi dal quotidiano del Sud, la proposta dell'UGL, centri di ascolto in ogni carcere, ma credo sia tutt'altra vicenda. Andiamo a questa invece, le reazioni, sempre sullo stesso argomento, lo sgomento del quartiere, la figlia venerdì avrebbe gli esami di maturità, pensate con quale umore può andare a fare gli esami questa sfortunata ragazza che ha perso
i genitori in maniera così violenta. Vicini e parenti non stanno a dare una spiegazione alla tragedia. Dovevamo andare a prenderci un caffè, ci siamo sentiti alle 8:30, era tranquilla quanto viene raccontato appunto in queste pagine. Andiamo ad altro, occupiamoci d'altro dunque con il Quotidiano del Sud, eccovi l'operazione Filo Rosso, la rigenerazione della cosca, Lamezia, il figlio del boss ergastolano aveva creato un gruppo criminale, dopo le condanne, le scarcerazioni, il clan Giampà, Notarianni era ancora attivo. E poi un particolare che viene raccontato, il pestaggio, le frizioni interne dopo la bomba. In conferenza stampa, il pesce al papà e il taglio dei capelli a sbafo, Gratteri basta alibi, ora dovete denunciare, è quanto viene dichiarato appunto al procuratore Gratteri. Andiamo alle pagine regionali di Gazzetta, Catanzaro ancora polemiche sulla nuova 106, Sigilli allo svincolo di Germaneto, che appetta il cemento è stato controllato, i calcoli erano sballati. La ditta esecutrice dei lavori dice che il problema è di natura progettuale. Parentela del Movimento 5 Stelle, i nostri appelli inascoltati, il deputato accusa di inerzia la politica. Altre vicende qui in basso, falso all'Università Mediterranea, condannato in primo grado il magistrato Alberto Cisterna, lezioni tenute nel 2009-2010. All'Imbadi invece nel Vibonese cercano il figlio, trovano il padre, finisce l'irreperibilità dell'ingegnere, i carabinieri arrestano il boss Pantaleone Mancuso, appunto ritratto in questa foto. Abbassiamo la zoomata, andiamo alle altre notizie, l'inferno di fiamme, paura da sa. Nel Vibonese un vasto incendio colpisce il piccolo centro, evacuate diverse abitazioni, una serata e nottata di inferno, il sindaco le dichiarazioni, qui va tutto in fumo, situazioni critiche anche a Sorianello e Ricadi, appunto sulla costa vibonese della Calabria. La vicenda Why Not, De Magistris va a processo, l'ex PM avrebbe diffamato il GUP Mellace e il marito sul suo blog, per due volte la Cassazione annullò il proscioglimento. E poi Regione, il punto della Rocisano, l'assessore, bando sui servizi balneari per i disabili, buone notizie dunque che arrivano per la disabilità dalla Regione Calabria, a Crotone invece Sant'Anna S.P.A. gli indagati salgono a 9, avvisati pure due ex sindaci, quello attuale di Isola e Sacco della Misericordia. Chiusa l'inchiesta per bancarotta, sotto accusa l'ex CDA della società aeroportuale. E poi la fotonotizia che viene diffusa in questa pagina, pagina 13, accolti gli emigrati calabresi, ma è tutt'altra vicenda, non avvicinabile a quelle precedenti. E poi il caso Misericordia, la Bossio, i vertici non potevano non sapere, la parlamentare PD sull'audizione in antimafia. Ancora sul caso Misericordia, appello per ripartire, assemblea col neoparroco, il commissario illustra la via per la riorganizzazione dell'accoglienza migranti. Cambiamo decisamente argomento, la bimba trasferita a Roma, dopo mesi di contatti è arrivata la disponibilità del Bambin Gesù, una struttura specialistica ha accolto la piccola ricoverata da 8 mesi all'ospedale Annunziata di Cosenza. Poi il commissariamento, stop del governo Oliverio, il più contrario al doppio incarico è di AP. Poi ancora le resistenze sulla nomina di De Luca bloccano il governatore. E poi i numeri che sono impetuosi, il debito continua ad aumentare, per Guccione troppi sprechi e clientele in ASP e ospedali. Incontro poi con il ministro Poletti per la stabilizzazione dei precari, ma è una vicenda completamente diversa. E poi questa statistica che non ci fa sicuramente onore, la mala sanità, la Calabria è la prima in Italia, pensate un po'. Andiamo su Siderno, ecco notizia di primo piano, delitto con giusta ergastolo a Costa, il boss ritenuto mandante dell'uccisione del giovane imprenditore, la sentenza d'appello bis conferma quella del primo grado di giudizio e quindi rimarrà all'ergastolo Tommaso Costa. Vibo Valentia, falsa partenza, il processo al clan del Vibonese, si astengono 3 giudici e poi a San Sostene
perseguita la ex e le ruba il motorino, finisce in isolamento ai domiciliari. Nel 2003 aveva sparato contro la donna, ferendola. E poi a Isola ha trovato in spiaggia il disperso Isimeri, il turista morto in mare, trascinato dalle correnti. Ricorderete tutti questa vicenda. Davide Torta si chiamava così, lo sfortunato che appunto è morto nel mare Ionio. Andiamo alla provincia di Reggio Calabria, cominciamo appunto a leggervi sulla Locride. Ecco la Locride, notizia che ieri ha fatto un po' il giro di tutte le agenzie. Questa mattina alle 10:30 ci sarà una conferenza stampa per chiarire questa vicenda. Consorzio di bonifica, niente voto. Roccella Ionica, la regione sospende l'iter elettorale previsto per domenica, quindi non si voterà per il consorzio di bonifica, decisivo il reclamo dei consiglieri Arone e Carnà verso il commissariamento. E poi Siderno, appello per la stagione balneare, il centro servizi turistici invoca la collaborazione degli enti locali, campagna di sensibilizzazione verso le organizzazioni di settore. E poi il caso Riace, assunzioni sospette è quanto viene raccontato in questo trafiletto, ma a scriverlo è la segreteria regionale del Movimento Sociale Italiano. Andiamo ancora ad altro, Stignano, eccovi l'incidente, scontro al bivio, due feriti gravi. Dopo l'impatto una delle due auto si ribalta più volte e urta un altro mezzo. Ennesimo incidente sulla statale 106, un uomo di Stilo in elisoccorso trasportato appunto a Locri. Ardore, uso illecito dell'acqua potabile, giro di vite contro i trasgressori, ecco i divieti nell'ordinanza del sindaco, stanno monitorando il territorio appunto i vigili. Monasterace, per attirare i turisti scoprite la sala dei draghi e dei delfini, l'appello dei taverniti di FDI per appunto il MAC. Ancora Monasterace, dal 24 al 30 protezione civile, iscrizioni aperte per il campus estivo. Spostiamoci sulla piana di Gioia Tauro. Il caso Palmi arriva in Parlamento, ancora polemiche sul voto che ha incoronato sindaco Ranuccio. I deputati Nicola Stumpo e Danilo Leva presentano un'interrogazione a Minniti. Poi riprende la raccolta dei rifiuti in quel di Gioia Tauro, dopo l'emergenza degli ultimi mesi post scioglimento, la commissione straordinaria vara il piano per tamponare le urgenze. A Rizzicono invece la città è ancora sacchetto selvaggio. In città è ancora sacchetto selvaggio, lotta contro l'inciviltà, probabilmente si tratta di rifiuti appunto, non viene specificato nell'articolo, almeno non si capisce. Ancora sulla piana Taurianova, consiglieri poco mattinieri, assise cittadina convocata alle 9 disertata, l'opposizione in polemica col sindaco non si presenta. Poi Cittanova, un'escursione storia e vita dallo Zomero al Mercante. E poi politica e sport, la cittanovese infiamma l'aula, acceso scontro in assemblea comunale sullo stadio, al centro del dibattito la concessione del terreno di gioco alla squadra. I giallorossi sognano un ipotetico ripescaggio in Serie D. Rosarno, sequestrati ai Cacciola beni per 1 milione di euro, l'operazione condotta dai carabinieri contro due aziende della famiglia. Era l'ultima per quanto riguarda il quotidiano del sud, ma diamo un'occhiata anche allo sport, perché ho visto una notizia che riguarda intanto il Crotone. Budimir non è solo, quindi nuovi acquisti che stanno per arrivare per la squadra pitagorica, ma occupiamoci di pallavolo, perché dopo la sofferenza della Palmese per la Serie D, la Palmese ora rischia di perdere la categoria, si chiederà l'ammissione a un torneo regionale, quindi rischi seri di non iscrizione per il calcio, ma anche per la pallavolo mi pareva di aver visto qualcosa. Ad ogni modo vi terremo informati nel corso dei nostri notiziari. Andiamo su Gazzetta, spostiamoci su Gazzetta del Sud. Di aperture vi abbiamo già parlato, ancora la vicenda, il fatto di sangue che arriva dalla provincia cosentina, da Montalto Fugo, la guardia carceraria che ha sparato alla moglie e a sua volta si è tolto la vita, e poi l'ergastolo a Tommaso Costa, confermato dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha confermato la pena per l'omicidio di Gianluca Congiusta. Gioia Tauro, Porto, arrivate 380 lettere di licenziamento, notizia grave che arriva da Gioia Tauro.
andiamo sulla spalla di Gazzetta. Reggio, agente minacciato nel carcere di Arghillà, e poi a Rosario invece sequestro di beni per 1 milione ai 2 Cacciola. Caulogna, incidente stradale sulla 106, 3 sono i feriti gravi. E poi l'emergenza migranti, pronti a chiudere i porti. Il nostro governo sfida l'Unione Europea, passo formale, situazione ormai ai limiti della capacità di gestione. Notte d'inferno, fiamme e paura nel Vibonese, alte temperature e scirocco, un mix devastante, roghi pure tra Scilla e Sant'Eufemio d'Aspromonte e Villa San Giovanni. Questa è nel suo totale la prima pagina di Gazzetta del Sud. Andiamo all'interno, andiamo a sfogliare e andiamo direttamente al primo piano di Gazzetta del Sud. Qualche notizia di sport: Donnarumma, Milan, prove di riavvicinamento. La Juve invece vicina a Bernardeschi della Fiorentina. Ecco, vi dicevo di questa notizia sulla squadra di pallavolo che milita in A2, che ha conquistato una brillante salvezza, anzi alle soglie dei playoff. Quest'anno Palmi non formalizza l'iscrizione, ora rischia di perdere la Serie A2, dopo il calcio anche la pallavolo. Pallavolo femminile, ieri alle 12 è trascorso inutilmente il termine, atteso entro il 14 luglio il verdetto definitivo da parte della Lega, ma se non c'è l'iscrizione è naturale che si rischia di perdere questo importantissimo titolo, che insieme al volley di Soverato, la Calabria era appunto nell'elite della pallavolo nazionale. Notizie regionali di Gazzetta del Sud, andiamo direttamente a questa notizia: Sant'Anna S.P.A. chiuse le indagini, il PM Bono lo ha notificato a 9 persone accusate di bancarotta semplice, l'inchiesta sul fallimento della società che gestiva l'aeroporto di Crotone. E poi andiamo al porto di Gioia Tauro, scattati i licenziamenti, tantissimi giovani coinvolti pagano un prezzo alto, soprattutto i comuni che circondano lo scalo. Ancora Sacal, assemblea convocata irregolarmente, il legale della Lamezia Sviluppo contesta la riunione dei soci. Occupiamoci d'altro. Lite shock, uccide la moglie e poi si spara, notizia che vi abbiamo già dato anche dal quotidiano del Sud. Andiamo su quest'altra: Giampaio Taliani mandano sul fronte le loro giovani leve, ecco le foto delle persone fermate, e poi la squadra mobile intercettava le loro mosse dal momento in cui erano usciti dal carcere. Ora i lametini non hanno più alibi, è il monito di Gratteri. Andiamo poi a altre notizie, andiamo su Reggio Calabria, la provincia di Reggio meglio, andiamo sulla parte tirrenica, roghi tra Villa e Sant'Eufemia, Canadair in azione a Scilla, giornata di gran lavoro per i vigili del fuoco, si è resa necessaria l'interruzione del traffico veicolare lungo la statale 18, Tirrena inferiore, quella che costeggia appunto il Tirreno. Videosorveglianza per contrastare l'abbandono di rifiuti in strada, notizia che arriva da Bagnara, installate circa 90 telecamere. E ancora sulla piana di Gioia, cambiamo Palmi insieme, lo slogan è ad imperativo, prima riunione a Palazzo San Nicola, forse due gli esterni in giunta. Celi possibile Presidente del Consiglio, ma resta il punto di domanda. Andiamo su San Ferdinando, tramonto, chiesta la soluzione per l'ex comandante dei vigili, ieri requisitoria in corte d'appello, e poi incendio doloso aggravato, scatta l'obbligo di dimora su Palmi, l'episodio risale al 2016. Ancora Rosarno, sequestro di bene per i due Cacciola, Gioia Tauro invece imbarcazione alla deriva soccorsa dalla guardia costiera. E, altra notizia, seduta piuttosto celere a Taurianova, orario sgradito, l'opposizione diserta il Consiglio Comunale, Sposato continua a fare la stampella all'amministrazione Scionti, e poi la sintesi raccontata appunto da Domenico Zito in questo articolo. Giffone, piana, strada e ferrovie, si può fare di più, Umberto Di Stilo sull'argomento, e poi Polistena, sui sentieri della felicità, è partita ieri la 29esima edizione dell'Estate Ragazze, ricordato Don Milani nel 50esimo della sua morte. Poi a Noia, Tari, nessun risparmio malgrado la differenziata,
siamo sulla parte ionica della provincia di Reggio, a Placanica ha giurato il sindaco Condemi, insediato il nuovo consiglio comunale, mentre l'Alto Ionio, il consorzio di bonifica, arriva il commissariamento, la regione ha ordinato la sospensione appunto delle elezioni. Cinque consiglieri salgono sull'Aventino in quel di Locri, la minoranza accusa, il gruppo Impegno e Trasparenza PD ha scritto anche al prefetto. E poi la protesta contro l'ex BP Siderno si sta appunto mobilitando, avremo linea aperta che sarà dedicata appunto a questo argomento, in tanti stanno rispondendo all'appello lanciato dal sindaco Fuda, appuntamento il prossimo 8 luglio per far sentire il grido della città, sarà una grande manifestazione di popolo apartitica e senza alcuna sigla politica, è quanto scrive e sottolinea Aristide Bava in questo articolo. Poi dal PD un invito al Comune ad agire per partecipare ai bandi regionali a sostegno dell'agricoltura, sempre notizia che arriva da Siderno. Andiamo all'ultima di Gazzetta, omicidio con giusto all'ergastolo a Tommaso Costa, la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna del boss dopo il rinvio dalla Cassazione. I giudici hanno ribadito che l'imputato è responsabile dell'assassinio del giovane imprenditore. 12 anni dopo 4 processi, fine pena mai, il lungo iter giudiziario. Nel lungo processo a Tommaso Costa è dovuta intervenire anche la Corte Costituzionale. L'incidente di ieri mattina a Locri, camion sbatte contro ponte, due operai finiscono in ospedale, mentre a Stignano l'altro incidente, scontro sulla 106, scrive Cristina Scuteri, 4 feriti, 3 sono gravi, Stignano, uno trasferito in elisoccorso a Reggio, non a Locri quindi. Marina di Cavologna al via i lavori di ripristino dell'Allaro, notizia che vi abbiamo dato in anteprima ieri sulla nostra rete, nel nostro TG. Un'occhiata alla carta del tempo che garantisce ancora cielo assolutamente sereno, ma sono le temperature a preoccupare perché saremo intorno ai 34-35 gradi. Diamo un'occhiata a due prime pagine, Corriere della Sera, apertura migranti, l'Italia pronta al blocco dei porti, Minniti, l'Europa non ci aiuta, basta la voce del ministro Minniti, poi Repubblica, bufera sul Vaticano, il cardinale John Peel incriminato per gravi reati sessuali sui minori, il prefetto degli affari economici della Santa Sede accusato anche di stupro, i fatti negli anni 70, l'alto prelato accuse infamanti, mi difenderò strenuamente, il nostro portale vediamo se indica qualche aggiornamento che nel frattempo è subentrato, mi pare di non vederne, quindi chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, l'appuntamento è fissato con informazione alle 13.30 con la prima edizione del nostro TG News. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet preferito. Cars, nelle sue 7 essenze lignee, frassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato 4 collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Espacito. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi, abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.